Da dove vieni? Da San Severino Marche, provincia di Macerata. C'è stato il terremoto del 26 e del 30 di ottobre che ha creato dei grossi danni. Abbiamo un 50% di case inagibili a San Severino, quindi metà popolazione di San Severino Marche senza abitazione attualmente. Sono state trovate le sistemazioni provvisorie, chi è andato in affitto, chi è giù al mare, chi si è adattato da parenti o in altre situazioni, e questo è quanto. Ad oggi non possiamo però ricominciare a costruire, che è la cosa che a noi preme di più. Sì, allora ci riceverà, attualmente sta parlando una delegazione con la Presidente Boldrini della Camera e poi col Presidente Grasso del Senato, Grasso, e poi ci sarà una delegazione del Consiglio dei Ministri che ci riceverà poco prima di andare a votare il decreto terremoto. Da dove viene? Vengo da Treia, in provincia di Macerata. Ci aspettiamo che la burocrazia finisca o diminuisca. Aspettiamo gli aiuti che spettano tutti i cittadini colpiti da queste calamità, anche perché i cittadini sul territorio lavorano, pagano le tasse e quando ci stanno questi problemi deve funzionare meglio lo Stato. Io abito a Treia, che è vicino a Macerata. A Treia ce ne stanno circa 700. E abbiamo grandi problemi anche poi sulle strutture pubbliche, le chiese, i beni, cioè è tutto un disastro e siamo abbandonati a noi stessi quasi, perché i tecnici non arrivano mai, li cercano e non li trovano, cioè è tutto un disastro. Prego.